Attivo subito i mezzi di emergenza, quindi chiamo subito l'112 per avere assistenza immediata. Controllo la respirazione come seconda cosa. Se il torace è fermo, comunico all'operatore che questa persona non sta respirando e inizio a fare il massaggio cardiaco. Il danno ossico cerebrale inizia dopo 4 minuti, 5 minuti, quindi prima si interviene, minori sono i danni al cervello. Pochi e semplici gesti che possono però salvare delle vite. Stiamo parlando di BLSD e delle manovre di rianimazione in arresto cardiaco. Manovre che noi cerchiamo di far fare in caso di arresto cardiaco direttamente sul posto ai familiari quando avviene in casa oppure ai passanti o chi si trova di fronte a questa circostanza, perché appunto il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo del mezzo di soccorso spesso può essere fatale, quindi può essere troppo e quindi la persona potrebbe non sopravvivere, mentre invece se fatte queste manovre e, ove possibile, utilizzato un defibrillatore, la sopravvivenza incrementa di circa il 30%. Prima della fine dello sterno metto la mano, incrocio l'altra sopra e inizio le compressioni toraciche ad una frequenza di 100-120 al minuto. La provincia di Arezzo è una delle più cardioprotette d'Italia, anche grazie al progetto Arezzo Cuore, nato nel 2010. Ad oggi sono quasi 1500 i defibrillatori installati, più di 40.000 invece le persone formate. Sono tanti, sono dislocati logisticamente nel territorio dove si pensa possano servire di più. Sono tanti anche quelli privati, quindi semplici cittadini che se lo sono comprati, l'hanno alcuni reso addirittura a disposizione della popolazione, quindi mettendolo su una strada, su un condominio. E tantissimo è stato appunto l'apporto dato dalla scuola, perché appunto insieme al centro etrusco e al provveditorato agli studi abbiamo fatto un progetto analogo, parallelo a quello dell'Arezzo Cuore, che è Arezzo Cuore Scuola, formando circa 14.000 studenti delle scuole alle manovre di rianimazione. Proprio grazie ad un corso nelle scuole, la scorsa estate un giovane boy scout aveva salvato la vita al papà di un amico in arresto cardiaco, una storia che aveva destato grande clamore. Il nostro Alessandro, che ha salvato Marcello pochi mesi fa, avendo appunto seguito le lezioni dell'insegnante di scienze motorie. Serve pochissimo, sono veramente poche ore, fanno la differenza. Veramente è importante che tutti riescano a fare almeno una volta un corso per imparare le prime manovre. Si impara rapidissimamente, l'utilizzo del defibrillatore è strasemplice, lo può imparare chiunque. Posiziono, ascoltando quello che mi dice, posiziono le piastre, seguendo il disegno, mi accerto che io non stia toccando il paziente, nessuno lo sta toccando, e quando il pulsante rosso lampeggia di rosso, lo schiaccio e riprendo subito il massaggio cardiaco. Il primo passo nella catena della sopravvivenza e primo soccorso resta la chiamata al 112. Il tempo della chiamata non è un tempo sprecato. Infatti, durante la chiamata, l'operatore della centrale operativa dà delle istruzioni ai familiari, alle persone che si trovano di fronte insieme alla persona che sta male, per aiutarlo nei primi minuti nell'attesa del mezzo di soccorso, perché possiamo fare la differenza anche in quei pochi minuti. Sì, i mezzi di soccorso sono già partiti, signora. Ok, non respira? Avete fatto un corso per fare il massaggio cardiaco, sapete come si fa? Come nel caso dell'arresto cardiaco, che è l'esempio diciamo più eclatante, nel quale se non si interviene subito si ha una altissima probabilità di perdere questa persona, ma anche nei malori più semplici. Quindi ascoltate e rispondete alle domande dell'operatore della centrale 112 in modo tale da poter aiutare la persona. Cominci a comprimere, prema forte dall'alto verso il basso, insieme a me, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.